Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video dove andremo a provare una sorta di what if sperimentale. Cos'è il what if sperimentale? Un semplice what if dove non ho un copione scritto e non lo vado a registrare separatamente dal gameplay, ma dove vado a narrare la storia nel roster e faccio svolgere gli scontri nelle battaglie normali del gioco, senza un copione, semplicemente con delle linee guida. Volevo fare questa piccola prova per vedere come viene un what if fatto così, per vedere se a voi piace e se piace pure a me, in modo da potervi portare qualche speciale o qualche storia fatta secondo questa formula. Dato che lunedì il what if non uscirà per mancanza di tempo, farò un piccolo video dove risponderò a delle domande che mi farete sotto questo video riguardo al what if e riguardo al canale, con l'hashtag o fuck Feraz se riguarda il canale, oppure fuck what if se riguarda appunto il what if. Detto questo, spero che il video vi piaccia, buona visione! Siamo nel nostro fantastico roster di Xenoverse 2 con dei personaggi che a quanto pare hanno a che fare con la storia che stiamo vedendo nell'anime, solo che io darò una svolta molto particolare al torneo del potere. Innanzitutto abbiamo il nostro Goku sfinito, appena guarito da Freezer, che viene attaccato da Kale e Caulifla. Goku si trasforma in Super Saiyan 2 per affrontare la minaccia, ma a quanto pare ciò non è molto vano, dato che viene brutalmente malmenato da entrambi i Saiyan, appunto. Anzi, entrambe le Saiyan. Goku riesce a fare ben poco e viene colpito dalle combinazioni letali delle sorelle, anche se qualche colpo in realtà lo riesce a sferrare, appunto. Ma è più che vano, quindi cerca di colpire le due Saiyan, che prontamente rispondono ai suoi attacchi con dei colpi molto potenti. Goku prova ad usare una Super Kamehameha che purtroppo però viene fermata, venendo colpito ripetutamente da Kale in Super Saiyan leggendario soppresso. Caulifla poi insieme alla sorella lo colpisce ripetutamente. Poi colpisce le Saiyan con una Super Kamehameha che colpisce principalmente Caulifla. Poi viene scagliato via appunto e viene un'altra volta colpito da Kale. Cioè Goku praticamente sta venendo distrutto dalle due Saiyan ed è stato appena sconfitto. Povero Goku. Goku poi si trasforma in Super Saiyan God e viene soccorso da Vegeta, che decide di aiutarlo appunto perché le due avversarie sono veramente potenti. Vengono messe in difficoltà e per questo decidono di fondersi usando i potara che gli sono stati dati all'inizio del torneo da Champa e Vados. Nasce così Kafla, la fusione definitiva tra le due Saiyan. Goku viene soccorso da Vegeta. Nel frattempo, per recuperare appunto le forze, si trasforma in Super Saiyan God per rigenerare il suo Ki. Nel frattempo Vegeta si scaglia su Kafla, devastandola con dei colpi potentissimi. Goku cerca di colpire Kafla per stordirla e colpirla con la sua mossa più potente, ovvero una Super Kamehameha, al momento non può fare altro. Ma viene colpito da Kafla, che schiva tutti i suoi colpi. Ma purtroppo, anzi purtroppo per Kafla, non riesce a fare molto perché appunto, essendo un 2 contro 1, viene distratta dai colpi di Vegeta, che comunque sono molto potenti, dato che almeno lui non ha perso, diciamo, la sua energia usando l'ultra istinto. E sferra contro una Super Kamehameha, che a quanto pare la elimina. GG. Kafla però non stava facendo sul serio. Kafla quindi diventa Super Saiyan leggendario. Dopo aver separato Goku e Vegeta, si appresta ad eliminare Goku, che però cerca di resistere ai colpi della Saiyan. Goku viene colpito ripetutamente da Kafla. Notare come cerca di opporsi alla potenza di Kafla, ci riesce pure bene perché sono una pippa a giocare, però dettagli. Quindi Kafla colpisce Goku con dei colpi molto potenti, non lasciandogli via di fuga. Goku, dopo essere stato sconfitto da Kafla, prima di essere eliminato, si nasconde fra le rocce, azzerando il suo Ki. Qui trova Vegeta, a cui propone di fondersi in Vegito, dato che i nostri due Saiyan, come le Saiyan dell'universo 6, hanno ricevuto all'inizio del torneo un paio di orecchini Potara da utilizzare in caso di difficoltà serie. Qui nasce Vegito. Ma non è tutto, dato che risvegliando il potere di Goku ottiene l'ultra istinto. Qui si appresta ad affrontare Kafla, che verrà arata male. Qui Vegito affronta la Saiyan, che praticamente è inerme ai suoi colpi. Dato guarda quanto è figo Vegito che schiva tutto. Cioè, assurdo. Ok, va bene, per ora non posso fare niente. Quindi Vegito
affronta la Saiyan, che comunque cerca di evitare qualche colpo, anche se la cosa si rivela molto difficile dato che l'Ultra Istinto è una tecnica OP come la merda. Viene colpita da Vegito per l'ennesima volta, che prontamente missa un sacco di mosse. GG Terrazzo. Qui Vegito evita ogni colpo e si prepara ad uccidere Kafla, che prontamente non si è spostata. Ha ucciso Kafla, che prontamente ha eliminato dal torneo Kafla, scagliandola via dal torneo con una potentissima Kamehameha. Non mi chiedete perché una Kamehameha a una mano, perché non lo so neanche io, però dettagli. Jiren sente la potenza immensa scatenata da Vegito e, incuriosito dallo scontro, si scaglia su Vegito appena lo trova. Quindi, qua Vegito, ormai sicuro della vittoria, si appresta ad affrontare Jiren. Jiren, quindi, volenteroso di affrontare Veget, si ritrova in un combattimento che lo porterà sicuramente alla sconfitta, dato che Veget, ormai sicuro della sua potenza e dei suoi mezzi, decide di accettare lo scontro. Calcolate che comunque Veget è decine di volte più potente di Goku e Vegeta messi insieme, ed inoltre pure l'Ultra Istinto, quindi praticamente è tipo il guerriero più forte di tutti gli universi, secondo me. Non so se è a livello del Deshinkan, non ne sono sicuro, però sarebbe molto figo. Ok, sì, colpiamo Jiren ripetutamente. Stamina break missato. Quindi Veget si scaglia contro una Kamehameha molto potente che lo prende in pieno. GG. No, aspetta, non si è fatto un cazzo. Perché? Ecco, barriera del potere. No, vabbè. L'unico che colpisce Veget. GG Jiren. Ok. Pugno evitato. Fantastico. Finché la fondo del punitore ci sta tantissimo. Quindi Jiren non riesce a fare niente. È dall'essere l'essere più potente di tutti gli universi, praticamente si ritrova ad essere il secondo essere più potente. Attenzione, è sempre potente Jiren, però può fare ben poco contro Veget, che comunque è OP. Cioè, Ultra Istinto più fusione, morte per Jiren. A quanto pare Jiren cerca di impedirgli di fare la mossa finale. A quanto pare ci riesce. Vabbè, tanto alla fine Goku può finirlo quando vuole. Ok, no, ancora non riesco a fare lo stamina break. Jiren cerca di non farsi arare. Ok, se non fai la Kamehameha ora mi incazzo. Ok, Jiren è stato eliminato dal torneo del potere. Qui si crea una situazione di sconvolgimento totale da parte di tutti quanti i nostri guerrieri e da parte di tutti i guerrieri degli altri universi, che man mano vengono eliminati dagli alleati dell'universo 7. Restano in gara quindi Veget, Toppo e Dispo. Solo che c'è un piccolo problema, appunto la fusione si separa e Goku e Vegeta si ritrovano ad affrontare Dispo e Toppo. Però hanno un piccolo potere dalla loro parte, ovvero l'Ultra Istinto, dato che Vegeta ha ottenuto l'Ultra Istinto grazie ad una sorta di assimilazione che ha fatto durante la fusione. I nostri due guerrieri si apprestano a finire finalmente questo torneo, che è costato caro a tantissimi universi. Goku colpisce Dispo, quindi Goku isfera una Kamehameha dal basso verso l'alto e passa a caricare la sua aura. Poi si scaglia di nuovo su Dispo, che viene malmenato brutalmente. Quanto altro lo dico nei What If, malmenato brutalmente? Ok, stamina break. Non ci credo. Dispo colpisce Goku, anche se non servirà a niente, lo sappiamo benissimo, però vabbè. Goku si scaglia su Toppo, quindi, decidendo di aiutare l'amico Vegeta. Poi Dispo viene colpito ripetutamente da Goku, con un colpo molto potente. Dispo cerca comunque di evitare tutti i colpi da parte di Goku, che comunque viene abbastanza difficile, dato che tecnicamente Goku non ha più rivali nel torneo, dato che Dispo comunque, va bene, sì, ha dato problemi nello stato di Super Saiyan God, ma diciamo che ormai non ha più rivali. Comunque, da notare che Toppo si scaglia su Goku con quanta cattiveria, però a quanto pare non riesce a fare niente. I due cercano di colpire Goku e mandano a fanculo Vegeta. Povero Vegeta. Notare che comunque, dai, ci stanno facendo valere i nostri guerrieri dell'universo 11. Comunque, nonostante siano fottuti, almeno provano a fare qualcosa.
Quindi, il nostro Goku si appresta a colpire Toppo con l'aiuto di Vegeta. I nostri guerrieri hanno sconfitto Dispo e Toppo. La battaglia è stata sia cruenta ma facile per i nostri guerrieri, che comunque hanno diretto lo scontro fin da subito. I vincitori sono Goku e Vegeta e ora si appresteranno ad esaudire un desiderio. Ragazzuoli, questo video finisce qui. Questo è stato un piccolo what if sperimentale che ho voluto portare con questa nuova narrazione, che a me onestamente è piaciuta, perché comunque mentre che giocavo vi narravo la storia, parlavo con voi, e devo dire che mi è piaciuto tanto. Fatemi sapere cosa ne pensate, se volete altri episodi di questo tipo arriviamo a 300 like, farò qualche altra storia magari dopo il torneo del potere, sempre procedendo con questa traccia, oppure farò altre storie. Io vi ringrazio di aver visto il video, lasciate mi piace, commentate e condividete il video con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche sul canale. Vi invito ad entrare nel mio gruppo Telegram e nel mio gruppo Discord, dove potrete parlare con me e gli altri dei Riddles. Andate a seguirmi su Facebook e su Instagram. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!